saremo sicuramente sintetici, ma considerate che siamo a metà dell'opera, il meglio deve ancora venire. Mamma mia ragazzi, tanta roba si dice a queste latitudini. Io dico che dopo gli interventi di Francesco, di Diego, di Francesco Toscano, la prima cosa che mi viene in mente di dire, che noto, è quella che è una differenza fondamentale. Non mi piace fare le differenze, non mi piace guardare in casa d'altri, però questa cosa mi viene dal cuore e la devo dire, quella che è la differenza tra noi e gli altri partiti. È che gli altri partiti spesso parlano alla pancia delle persone, noi invece vogliamo parlare alla testa delle persone, perché noi saremmo un partito populista, ma non parliamo alla pancia delle persone, parliamo alla testa, perché vedete, è facile fare le campagne elettorali come altri hanno fatto, ripercorrendo schemi antichi e ben rodati, ripetendo in continuazione come un mantra lo stesso argomento per catturare il consenso. Perché vedete, è chiaro, l'immigrazione è un problema. L'immigrazione è un problema che va affrontato e che va risolto, ma non può essere l'unico tema di una campagna elettorale. È la stessa cosa per quanto riguarda l'onestà, la lotta alla corruzione, certo, ci mancherebbe. I politici devono essere onesti. Dobbiamo combattere la corruzione, ma non può essere l'unico argomento di campagna elettorale. Ed è questo quello che è successo fino adesso. Da un lato nel centrodestra, nel centrosinistra invece il mantra è l'antifascismo e i diritti LGTB. Non c'è altro. Di questo ci parla. E allora, vedete, non basta proporre alle persone, non basta proporre ai cittadini quelli che sono i problemi. Noi dobbiamo anche proporre le soluzioni ai problemi. E questa deve essere la nostra via. Noi dobbiamo parlare alla testa delle persone, perché dobbiamo spiegare anche come risolvere i problemi. Perché l'Italia non ha certamente soltanto il problema dell'immigrazione o della corruzione o dell'antifascismo in assenza di fascismo, come dice il nostro filosofo. Voi pensate che negli ultimi 10 anni 200.000 negozi o botteghe hanno chiuso battenti. Negli ultimi 10 anni 250.000 giovani hanno dovuto fare le valigie e andare via. Negli ultimi 10 anni le famiglie italiane spendono 21,5 miliardi in meno. Questi sono i reali problemi, sono problemi che toccano tutti quanti l'economia. I diritti dei lavoratori vengono continuamente calpestati ed umiliati. La sicurezza sul lavoro non esiste, è solo una chimera, e questo devo fare una citazione dell'ultimo gravissimo fatto successo nella mia città natale, nella mia Barcellona Pozzo di Cotto, dove sono morti 5 persone in un incidente sul lavoro, nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio. E i continui tagli alla sanità, dove si chiudono alla cieca così ospedali, lasciando intere aree del territorio senza una tutela sanitaria, mentre le liste di attesa per le visite, per qualsiasi visita, si allungano sempre di più. E questo ovviamente a tutto vantaggio dei privati, delle cliniche private. Ed ecco la grave piaga del neoliberismo, dove comanda il mercato. E parliamo dei comuni, le cui risorse sono ridotte al lumicino, non hanno più neanche, non ci sono fondi, è quello che si dice in continuazione, non abbiamo fondi per nulla, non abbiamo fondi per la messa in sicurezza del territorio, non abbiamo
fondi per il sociale, per le scuole, per gli asili nido, non ci sono fondi. È questo che ci ripetono in continuazione. Voi pensate che nell'aprile del 2019 in Italia 66 comuni erano in dissesto ed oltre 300 hanno aperto la procedura di riequilibrio. È questo che sta succedendo in Italia. E non parliamo delle forze dell'ordine, sempre più prese, alle prese con le carenze di organico, mancano mezzi, risorse per poter operare. Addirittura c'era una nota di una caserma, e non la voglio citare, dove si diceva che manca addirittura la benzina per le volanti. Queste sono le endemiche carenze del nostro sistema italiano, ma tutto questo, vedete, ha un comune denominatore, ossia la mancanza di soldi, perché nei momenti in cui si propongono le soluzioni a questi problemi, la risposta è mancano i soldi. Mancano i soldi. Allora, perché mancano i soldi? Mancano i soldi perché non siamo più un paese sovrano, perché non abbiamo la capacità di stampare la nostra moneta. E questo è il problema. Allora noi oggi vogliamo spiegare, con uno straordinario lavoro che è stato fatto dal gruppo di MMT Italia, in cui saluto i rappresentanti Betty Uccello e Tiziano Tranari, che in sala qui, e dal fantastico fumettista Mario Improta, che ci dimostreranno una cosa, e ce la spiegheranno, che è possibile uscire dall'euro. È possibile recuperare la nostra sovranità monetaria. Ci spiegheranno quali possono essere le conseguenze e che tutto sommato, non navighiamo a vista, ma si può andare avanti lo stesso. Ci sarà un periodo di transizione difficile, sicuramente, ma scusate, in questo momento siamo tutti contenti e soddisfatti? Abbiamo un futuro roseo davanti a noi? Sinceramente non credo. E allora io adesso chiedo allo staff di mandare un video e subito dopo una breve spiegazione da parte di chi ha realizzato questo straordinario lavoro. Grazie.